Gaia Masciale, Joseph Giura, ritornate in questa trilogia. Vabbè, l'ultima si chiude, dai, sempre più bello. Cos'è che è sempre più bello in questo film? Scusami, per Jacopo probabilmente sarà la ricerca dell'amore, la cosa più bella di questo film. Ma la cosa sempre più bella di questo film è che, nonostante ci siano tantissimi cambiamenti, tantissime evoluzioni, la vita continua e ti riserva sempre delle grandi sorprese. Senti, delle sorprese che potrebbero anche entrarvi in casa, insomma, no? Perché Marta vi lascia, va a vivere con il suo fidanzato, e quindi che succede? Si mettono degli annunci, si cercano nuovi coinquilini? E nostra casa diventa praticamente, la mettiamo su Airbnb, e quindi avremo a che fare con una serie di ospiti che arriveranno in casa nostra, dai più disparati, di tutti i tipi, e a un certo punto arriverà una bellissima sorpresa, perché arriverà questa mamma molto giovane con questa bimba piccolissima, che non possiamo dire tanto, però insomma... Diciamo diventerà protagonista delle nostre vite un pochino. Ci farà avvicinare ancora di più a me e lei, quindi nella vita. Ma quando mai, dice lei? Ma sì, è così, lo fa dice sempre, poi in realtà mi ama. Ragazzi, cosa vi ha dato questa trilogia? Tantissimo, un sacco di maturità, sia professionale che umana, di persona. Mi ricordo il giorno in cui sono entrato sul set la prima volta, 2 anni fa, e come ne sono uscito, ed è cambiato tanto, veramente tanto in me. Beh, sicuramente tantissime emozioni, perché ho incontrato delle persone che mi porterò sempre dietro, e credo che sia questo il valore aggiunto del lavoro che facciamo, quando incontri qualcuno che poi ti porti dietro anche nella vita, e poi tanta consapevolezza rispetto anche al lavoro. Gaia, a proposito di lavoro, un'ultima cosa, ti vediamo anche in una serie che si chiama proprio adesso in onda, che si chiama Fino all'ultimo battito, con Marco Bocci, tu sei la sua figliastra. Quindi che cos'è questa serie per te? Com'è andata? È andata molto bene, è stata una bella esperienza di lavoro, perché ho lavorato per 6 mesi in Puglia a casa mia, quindi poter lavorare a casa è stata per me una grande esperienza e una grande prova anche. E poi mi ha permesso di capire anche come funziona il mondo della televisione, che è molto diverso da quello del cinema, quindi mi sono confrontata con un modo di lavorare diverso, con gente molto più grande di me, perché loro sono tutti i miei coetanei, invece dall'altra parte avevo tutti persone adulte, già abbastanza avviate, quindi ho dovuto un pochino mettermi al loro passo e imparare tantissimo da loro, esatto, imparare in corsa un po' a sopravvivere, però è stato bello. Però sei una di quelle che parlano il pugliese meglio, insomma, l'ha insegnato un po' dei tuoi colleghi più grandi. Vabbè, ma perché so pugliese. L'ha insegnato pure a me il pugliese. Sì, anche lui. Tantissimo. Progetti per entrambi? Ma tra poco ritornerò a teatro, questa sarà una cosa molto piacevole. E sì, a sale piene. Al 100%, questa cosa è bella. Andrò a Torino, e quindi lo spettacolo si chiama Il Gabbiano di Chekhov, regia di Alice la Nera, uno spettacolo del 2019 che riprendiamo, e sono veramente molto contento. Sì, anch'io riprendo teatro, riprendiamo una tournée teatrale che si era interrotta nel 2019, e facciamo About Lolita, uno spettacolo tratto da Lolita di Nabokov, e con la regia di Biancofango. Andiamo a Prato e poi ci saremo a Roma nel 2022. Sempre più bello, ragazzi. Sempre più bello. Un saluto. Ciao, Spettacolomania.